E anche quest'anno festa della mamma in avvicinamento! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, festa della mamma in avvicinamento, e Arte per te giunge in soccorso dei suoi fedelissimi per proporre nuove idee per la festa della mamma. Oggi faremo insieme una bellissima e romanticissima card per festeggiare degnamente la nostra mamma con un pensiero speciale. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare la più bella delle card fiorite. Ed ecco l'occorrente per creare il primo bigliettino per la festa della mamma. Quest'anno ne faremo due insieme. Questo è il primo e subito dopo girerò il video per il secondo. Per questo ci occorrerà la nostra immancabile attacca tutto. Quindi, oppure una colla a caldo o una qualsiasi colla acetovinilica. Potreste usare anche la Vinavil, ma come sempre i tempi di asciugatura si allungherebbero di molto. Poi, un pezzetto di cartoncino ondulato, con questo faremo proprio il corpo esterno del bigliettino. Io oggi non vi do delle misure perché voi potrete scegliere di fare la card di qualunque dimensione, quindi vi faccio vedere il genere. Questa sarà un 15x22, insomma, ma in generale, quindi il doppio perché è ripiegata su se stesso, in generale scegliete voi sia il colore che la forma della vostra card. Un bel nastro decorativo. Io ho questo bel nastro di carta che si chiama appunto pizzo di carta e che compro con bobine da 45 metri, ma io ci faccio i lavoretti per i bambini, ne uso tante, ne uso tantissimo. Lo vendono anche a metraggio, comunque 45 metri costa 10 euro dal mio rivenditore. Adesso poi delle forbici lisce e a zig zag, se le avete, se no anche lisce soltanto vanno bene. Una matita. Quindi della carta, allora, io userò due strisce di carta verdi da 2 cm ciascuna circa, poi della carta bianca, bianco crema come il nastro, lilla, rosa e forse rosso, non lo so, comunque della carta colorata che stia bene in accordo con il vostro bigliettino, e poi un cartoncino che andrà messo dentro il bigliettino come rifinitura, che sia di un colore che stia appunto bene con l'anima, col corpo principale del col corpo principale del bigliettino, quindi con la facciata del bigliettino. Io credo che userò questo rosa caramella. Cominciamo subito. Come prima cosa creiamo le nostre decorazioni. Oggi impareremo un modo semplicissimo per fare dei fiorellini di carta, troppo carini. Pieghiamo questa carta in due perché questa è troppa. In realtà ce ne servirebbe un quadrato di un 15x15. Così, visto? Su questo quadrato andiamo a disegnare una spirale. Benissimo, come vedete non importa che sia troppo regolare, io sono stata anche abbastanza approssimativa, sono andata del tutto a mano libera. Don't worry, niente paura, la foto della spirale la troverete sulla mia pagina Facebook nell'album Il bigliettino fiorito per la festa della mamma. Vi lascio il link qui sotto nel box informazioni. Così potete... Una volta disegnata la forma, cominciate a tagliare tenendo la sporcatura di matita al di fuori del ritaglio, fate in modo che non si veda. Potreste anche cancellarla successivamente, ma così facciamo prima e meglio. Tanto se voi la lasciate sempre al di sopra, le proporzioni della spirale rimarranno invariate. Mm-hmm.
fino alla fine. Adesso ricomponiamo il tutto, visto? E tagliamo il quadrato, quindi fin dove c'è il quadrato ritagliamo, così, tac, in modo che rimanga soltanto la spirale e il quadrato lo mettiamo via. Adesso prendiamo la nostra spirale dalla parte esterna, apriamola all'ingiù, così, dondolandola, e prendendo la parte quindi più esterna, pieghiamola su se stessa, a mo' di ricciolo, e cominciamo a formare una rotella arrotolando appunto la carta. Mi raccomando, nell'arrotolare la carta fate rimanere la parte superiore e inferiore sempre allo stesso livello, come se arrotolaste una stella filante, insomma, così. Non andate a scendere o a salire. Arrotolate in maniera fitta, senza schiacciare. Quindi arrotola, 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 arrotola. Per tutta la lunghezza della spirale. Arrotolate fino alla fine. Alla fine troverete un po' più di difficoltà. Continuate ad arrotolare e non tagliate per nessun motivo questa parte arricciata, perché questa ci servirà da base per il fiorellino che stiamo creando, perché sì, stiamo creando una bella rosellina. Volete vedere come la creiamo? Stringete in basso la radice, dove c'è proprio questo pezzettino che disavanza, stringete bene in basso, quindi rilasciate sul piano da lavoro il vostro arricciolamento, e guardate da questo arricciolamento, da questo arrotolamento, cosa sarà venuto fuori. Una bellissima rosellina di carta, ve la avvicino, guardate che carina, una rosellina crafting che poi appiccicheremo dal retro sul bigliettino, così, e darà così il suo contributo speciale per omaggiare la nostra mamma. Questo è solo un modo di fare le roselline di carta, ce n'è un modo assai simile ma più d'effetto che vi faccio vedere proprio adesso. Ok, prendiamo un secondo pezzo di carta, tagliamolo della dimensione di un quadrato, perché su di esso dobbiamo disegnare la nostra spirale. Questa volta, nel disegnare la spirale, non andremo lisci, diciamo, nella circonferenza, ma guardate, allora io disegno la spirale, forse è meglio farla prima in maniera liscia, così. Ok, però adesso quello che noi faremo sarà ritagliare questa spirale facendo questo movimento di su e giù, in maniera molto naturalmente disordinata, quindi a onde. Se avete già le forbicine a onde siete avvantaggiati. Io però per fare questa vi consiglio, quindi, o di cancellare tutti gli interni, perché sennò la traccia della matita si vedrebbe, cioè vi ho fatto tagliare lasciando la matita sopra al taglio per non far vedere tutto lo sporco di matita sui petali, no? E allora facciamo una cosa, qui facciamo l'ondulato in questa maniera, però poi cancellatelo tutto, perché naturalmente l'ondulato dovrete farlo per tutto il senso della lunghezza, non solamente nella prima parte, su tutta. Io per fare prima mi ritaglio direttamente la spirale senza neanche disegnarla, e allora vado direttamente così, facendo su e giù, su e giù, su e giù. Ok, anche in questo caso, per renderci conto di cosa abbiamo ritagliato, ricomponiamo la nostra girandolina, la nostra spirale. Vedete che questa volta è una spirale tutta ondulata. Tagliamo anche qua la parte che fa quadrato, quindi tagliamo fino a qua, zac, via, e proprio dall'esterno cominciamo ad arrotolare.
La grandezza delle rose dipenderà naturalmente dai giri della spirale che farete. Più lunga sarà la spirale, più larga sarà la rosa. L'altezza invece della rosa dipenderà dalla distanza delle spirali tra loro, quindi tra un cerchio e l'altro quanti centimetri deciderete di lasciare. Questo è a vostro gusto. Mi raccomando, non togliete la parte finale, questa che si chiude su se stessa, ma arrotolatela e la parte finale poi portatela proprio sotto, tac, così a tappo della rosellina. Quindi rilasciatela sul piano da lavoro e voilà, guardate che delizia, guardate che tenera, guardate, non è troppo bellina, ecco, vista di profilo si capisce di più. Troppo troppo carina, ancora è libera quindi si muove, ma poi noi l'attaccheremo con l'attaccatutto. Guardate le roselline una accanto all'altra. Per due roselline così belle io ne farò anche un'altra di un terzo colore che scopriremo più avanti insieme. Intanto vi insegno a fare le foglie, che faremo con la tecnica, anche questa ne fa parte, ma nelle foglie si nota di più, che si chiama killing o più esattamente all'origine filigrana di carta. La striscia da 2 cm di verde rendiamola due strisce da 1 cm circa. Adesso su questa linea cosa facciamo? Prendiamo e arrotoliamola a mo' di girella. Tutta quanta, a seconda della lunghezza della striscia, vi verranno foglie più o meno grandi, quindi regolatevi di conseguenza. Perfetto, alla fine di tutto questo arrotolare lasciamo libero il nostro rollino e anzi allarghiamolo leggermente, così, vedete? Ecco qui la nostra rotellina, prendiamo il centro della rotella e portiamolo verso un lato, il lato che decideremo sia la parte bassa del lavoretto, quindi pieghiamo, schiacciamo fortissimamente, quindi con un punto di colla attacchiamo il lembo separato al resto, così, allargate leggermente e abbiamo creato la nostra prima fogliolina. Facciamone almeno 4 di dimensioni differenti, perché queste poi andranno messe accanto ai fiori in composizione, così, visto? Proseguiamo. Ok, ho optato alla fine per una rosa rosso cupo, una rosa rosa e una, a petali morbidi e una rosa bianca a petali invece lisci. Le foglioline ne ho fatte 6 di 3 di differenti misure, 2 con 2 verdi più chiare, intermedie e piccole. Adesso andiamo a preparare il biglietto su cui poi le comporremo. Abbiamo il nostro cartoncino che diventerà l'esterno del bigliettino, pieghiamolo in due ed ecco, renderci conto della lunghezza del bigliettino. Adesso prendiamo un cartoncino, mi raccomando che sia cartoncino e non carta, e prendiamo la misura del bigliettino su di essa, così, 1, 2, quindi ritagliamo togliendo circa 1 cm per ogni lato e poi rifilo un po' con le forbici di carta, non togliendo lunghezza, quindi faccio coincidere gli angoli del taglio con la parte più esterna. Ecco qui. Apriamo il nostro cartoncino di prima per misurare e se tutto è andato secondo i nostri piani, come vedete, dovrebbe sbordare, vedete, un po' da ogni parte la parte principale, in modo da creare questo carinissimo contrasto. Benissimo, a questo punto quindi pieghiamo in due anche il nostro bigliettino. Ok, poi questa la inseriremo in un secondo momento proprio all'interno del bigliettino. Prima però, siamo quasi addirittura d'arrivo, prendiamo il nostro nastro di pizzo. Con questo dobbiamo prendere un paio di misure.
Così, del tutto ad occhio, facciamo in modo di prendere la misura dell'altezza del bigliettino e tagliamo con un disavanzo di un 3 cm da una parte e dall'altra. Zac. E poi prendiamo la misura della larghezza totale del bigliettino e tagliamo anche qua con un disavanzo di un 3-4 cm per lato. A questo punto prendiamo il nostro bigliettino, prendiamo la fascetta della misura dell'altezza e collochiamola nella parte laterale esterna, così, facendo attenzione a rimanere dritti nell'appoggiarla. Nel cartoncino ondulato questa attenzione è semplificata anche dalle linee stesse del cartoncino ondulato. Cosa facciamo però? Non mettiamo colla sull'esterno, perché la bellezza di un bigliettino fatto bene è che non si vedano troppi incollaggi in giro. Mi giro e metto due punti di colla, uno qua e uno qua. Dopodiché stando attenta nella parte anteriore a rimanere dritta, rabbocco all'interno il nastro da una parte e lascio asciugare un attimo, tanto l'attaccatutto lo sapete è speedy. Vedete, l'interno sarà così. Adesso faremo la stessa cosa in questa parte. In questo caso io mi andrò a mettere, farò una sorta di fiocchetto, infiocchettatura del bigliettino, diciamo così, e l'andrò a mettere nella porzione di carta che preferisco, che nel mio caso è questa. E anche qui do un punto di colla sull'interno, non abbondate, anzi qui faccio proprio così, attacco il primo nastro, una volta incollato me lo tiro dritto, piego col biglietto, giro, piego e incollo anche dall'altra parte. Già, guardate che grazioso il bigliettino. Adesso, per nascondere tutti questi punti di attaccatura, ci verrà in aiuto il nostro cartoncino, che adageremo proprio quassù per attaccare il cartoncino. Mi raccomando, sulla parte che accoglie, con l'attaccatutto è meglio, rimanete un po' interni rispetto a dove incollerete, rimanete quindi un pochino interni. Se userete la carta si arriccerà, quindi usate o una carta molto spessorata o un cartoncino. Per questo vi ho detto di usare il cartoncino. Lasciate tirare leggermente la colla, quindi dal centro verso l'esterno stirate, se ci sono eccessi di colla fateli uscire e asciugateli velocemente con le mani, ecco come nel mio caso qua su, e quindi richiudete immediatamente e segnate l'angolo. Fate in modo quindi che l'interno venga bello liscio e pulito. A questo punto potrete decidere se immettere un foglio di carta al suo interno per scrivere qualcosa, un foglio di pergamena sempre piegato in due, oppure scrivere direttamente sul bigliettino. Comunque, adesso invece noi procediamo con la decorazione. Per questo ci vogliono i fiorellini che abbiamo creato prima, eccoli qua, e le nostre foglioline. Vi consiglio sempre di staccare, di mettere i fiorellini, mettere sempre un fiorellino del colore del nastro che fuoriesca dall'incrocio, così, e poi dei fiorellini più delicati che si compongano all'interno dell'incrocio. Quindi le foglioline, metterle a due in maniera aggraziata, a creare una composizione che rallegri in qualche maniera il tutto. Ok, che ne dite di questa composizione? Non è carina? Incolliamola. Fissiamola in memoria, se non ce la ricordiamo, scattiamo una fotina con il nostro fidato cello e coraggio, mettiamo la colla.
come primo attaccherò il fiorellino bianco. Cosa devo fare? Devo mettere della colla qui all'interno del culetto della rosa, in modo che tutte le spirali si attacchi tutta qui, e nello stesso tempo metterne anche un goccino fuori per fare in modo che il fiore si attacchi al bigliettino, così, e presso per come voglio che il fiore si appiccichi, quindi più o meno aperto, così, olè. Quindi faccio la stessa cosa nel fiore rosso, un pochettino di colla nel suo interno e un pochettino al suo esterno. Pulisco il tutto e tac, vado ad appiccicare. È il momento di arricchire con le foglioline. Per le foglioline vi consiglio invece di apporre la colla direttamente sulla foglia, perché essendo molto traforata la fogliolina, se no il disavanzo di colla sarebbe veramente veramente troppo. E allora insinuo il più possibile all'interno della composizione questa deliziosissima composizione. È pronta, qua dentro scrivete il vostro pensiero più bello, ho inserito un foglio, ve la faccio vedere da vicino, guardate che bellina. Adesso vi faccio le foto, spero che la tecnica della filigrana vi piaccia, perché ne faremo tantissima su Arte per Te, perché mi sto innamorando di questa tecnica, quindi preparatevi se spero vi piaccia. E intanto un piccolo assaggio pieno di amore e delicatezza per le vostre mamme, a cui porgo i miei più affettuosi auguri. Una festa della mamma creativa e romantica con Arte per Te. Le foto e noi ci rivediamo di là. Visto che bella la nostra card con tutti quei fiori, con quel bouquet, la mamma rimarrà estasiata. Se la farete bene, metterete tutto il vostro amore, vedrete che almeno 5-6 baci riuscirete a strapparli. E tu papà che sei in ascolto, aiuta il tuo figlietto se è troppo piccolo a fare questa romanticissima card e vedrai che la mogliettina sarà felice. E tu papà Gabriele che sei in ascolto, vedi quello che devi fare, perché anch'io sono mamma. E allora ragazzi, spero che le vostre mamme saranno felicissime di ricevere questa romanticissima card e noi ci rivediamo al prossimo video. Come sempre, pollice in su se il video vi è piaciuto, io vi aspetto tutti su Facebook, qui sotto trovate il link. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!